ci credo fortemente nel lavoro al femminile. È stato veramente di grande rinnovamento e grande freschezza l'idea di circondarti e dare voce a molte donne. È un bagaglio culturale e sociale che mi porto con me anche nell'azione di governo. Nel video messaggio inviato al terzo e ultimo giorno degli Stati Generali delle Donne, riunite a Bari per raccogliere proposte e individuare candidate alle prossime amministrative, il ministro Lanzetta racconta la sua esperienza da sindaco di Monasterace e il coraggio delle donne nel rivoluzionare il comune calabrese semplicemente rispettando le regole e cercando di fare bene. Una rottura col passato che ha creato non poche reazioni, non ultimo l'incendio della sua farmacia. Gli Stati Generali delle Donne ufficializzeranno i nomi delle candidate, anche giovani alla prima esperienza, ma intanto registrano un successo enorme in appena 3 giorni, più di 200 partecipanti, oltre 1.000 followers su Facebook per parlare di politica, impresa non facile. Abbiamo implementato un'esperienza straordinaria, che è quella della formazione politica, dell'informazione politica, e oggi sottoscriviamo un patto che firmeranno le nostre candidate, con il quale si impegnano a mantenere i principi che abbiamo definito in questi 3 giorni. Ma anche per ricordare che a Bari si voterà nel rispetto della parità di genere. C'è una legge nuova che nessuno conosce, nessuno ha pubblicizzato chissà per quale strana ragione, che prevede per le prossime amministrative il voto ad un uomo e una donna, o meglio ad una donna e un uomo, come preferite.